controllo per Victor Osimhen, rientrato dalla Nigeria, negativizzato al Covid-19, responsabile dello staff sanitario del Napoli, il professor Raffaele Canonico. Buon anno, professore Canonico. Buon anno Walter e buon anno a tutti voi. E grazie per essere nel nostro pomeriggio. Partiamo dalla stretta attualità. In mattinata attack di controllo per Osimhen. Ricordiamolo, Osimhen si è infortunato a San Siro il 21 novembre, quindi 21 di gennaio sarebbero 2 mesi. Come sta Osimhen? Allora sì, abbiamo effettuato l'attack che era prevista di controllo, ovviamente che purtroppo abbiamo dovuto rimandare di una decina di giorni causa Covid di Victor, e poi abbiamo fatto anche il controllo col professore Tartaro e il dottore Sant'Agata, i due chirurghi insomma, che, con cui il 23 novembre intervenimmo su Victor. Allora, da un punto di vista come dire, medico-biologico, il ragazzo sta molto bene. Sicuramente ci ha aiutato la biologia dell'atleta, della sua razza. Di solito i ragazzi di colore hanno dei tempi biologici di guarigione quasi sempre un po' più rapidi rispetto alla razza caucasica, quindi diciamo siamo molto contenti da quello che è stato l'esito sia dell'ATAC, sia il prof Tartaro era molto contento insomma dall'evoluzione. Quindi da un punto di vista biologico, medico, il ragazzo sta bene, diciamo siamo in quelli che sono i tempi che possono essere considerati in traumi facciali del genere da un punto di vista osseo. È ovvio che poi parliamo di un atleta, un ragazzo che comunque ha avuto il Covid, che l'ha tenuto fermo per 12-13 giorni in cui non si è allenato, quindi è disallenato, e ovviamente c'è poi il discorso non solo dell'allenamento, quindi da un punto di vista atletico, c'è anche un discorso poi di ripresa del lavoro in gruppo, quindi saranno poi anche un po' sia le sensazioni nostre esterne nel vederlo lavorare in gruppo, ma anche le sue sensazioni di approccio ai contrasti, ai colpi di testa, che ovviamente ci guideranno su quello che è il diciamo il suo percorso di reintegro totale. Ecco, ma può lavorare in gruppo adesso? Cioè, sì, può quindi in gruppo con la mascherina ovviamente. Con la maschera, perché ovviamente la maschera che abbiamo anche grazie poi al dottore Ruggiero, all'officina ortopedica Ruggiero, modellato su quello che erano diciamo una ricostruzione 3D del suo cranio, della sua testa. Già abbiamo modificato un paio di volte su alcune indicazioni dateci proprio da Victor prima di partire per la Nigeria. Ovviamente noi prima di tutto con la maschera andiamo a proteggere quello che interessa a noi. Noi abbiamo delle fratture che sono state ridotte e poi sintetizzate con dei mezzi di sintesi, quindi placche e viti, e alcune fratture che sono state semplicemente ridotte in cui si è formato il callo osseo secondo dei tempi biologici che abbiamo detto prima. E la maschera ci serve proprio per andare a prima di tutto a dare dei punti di scarico ad alcune zone interessate. Sicuramente va poi a dare, come dire, una sorta di sicurezza psicofisica all'atleta. Lui porterà questa maschera almeno un mesetto e mezzo, non di meno. È una tutela per lui, per tutti. Ovviamente la maschera sarà poi riadattata e cambiata ogni 2-3 settimane in base a quelle che sono poi l'evoluzione. Insomma, se la porterà dietro fino a Carnevale questa maschera, mi sembra di capire. Sì, considerando i giorni, sì. Andiamo a cadere, diciamo metà marzo, fine marzo, poi ovviamente valutiamo insieme a lui. Quindi, professore, parliamo anche di possibile ritorno in campo. Ora è evidente che bisogna essere molto prudenti. È ipotizzabile vederlo, per esempio, il 23 con la Salernitana, o considerando che subito dopo c'è la pausa, sarebbe, diciamo, più prudente o auspicabile subito dopo la pausa vedere Osimhen? Allora, guarda, Walter, il discorso la prudenza è dettata semplicemente da quelle che sono le nostre, ma soprattutto le sensazioni e anche come si muove. Non all'interno di un allenamento individuale che sia fisico o tecnico, ma un allenamento fatto in gruppo in determinate situazioni di gioco
considerando anche la tipologia di giocatore che lui è, che è un giocatore che va a cercare molto il contatto fisico, quindi nel momento in cui lui ci segnala una tranquillità, una predisposizione al contatto, a quelli che sono i suoi gesti classici, sono quelli che ci guidano, quindi può essere, come può essere fra 6 giorni, come può essere fra 10-15 giorni. Tra 6 giorni c'è Bologna-Napoli, prof, quindi io faccio i calcoli. Quindi è lui che dovrà darvi delle indicazioni. Piace valutarlo e vivere step by step, giorno per giorno. Un trauma del genere, nel senso che lui l'anno scorso è stato fuori per un trauma cranico, una concussione anche importante, fu fuori per 16-17 giorni, ovviamente non ci furono fratture. Ovviamente parliamo di un atleta che comunque è fermo dal 21 novembre, quindi è ovvio che vanno poi riadattate tutta una serie di schemi motori, sia semplici che complessi. Non c'è dubbio. Quindi, prof, nota ufficiale del Calcio Napoli su Lorenzo Insigne. Avete svolto come da prassi? Abbiamo svolto una risonanza, ieri abbiamo fatto un'ecografia, stamattina una risonanza. Noi preferiamo sempre aspettare 36-48 ore per non, insomma, per avere un quadro sempre più chiaro. In realtà lui ha avuto un piccolo trauma distrattivo all'adduttore breve, quindi è una cosa che di solito si risolve nell'arco di un paio di settimane, a volte ce ne possono volere qualche giorno in meno, però diciamo i tempi più o meno sono quelli per un infortunio del genere. È un muscolo abbastanza tranquillo perché l'adduttore è breve, è ovvio che è un muscolo però dell'arto con cui calcia, perché è l'arto destro, quindi già abbiamo iniziato il lavoro individuale, la riabilitazione. Lorenzo è uno che in quei pochissimi problemi che ha avuto a livello muscolare ha sempre risposto bene, a volte, anzi spesso, anche prima di quelli che erano i tempi preventivati. Quindi siamo fiduciosi, già abbiamo iniziato a lavorare e poi nei prossimi giorni rifacciamo il punto della situazione. E verrà rivalutato, no? Rivalutato. La prognosi per questo tipo di infortuni di solito è questa. Poi la medicina dello sport, o comunque la medicina in generale, a prescindere da quelle che sono le prognosi e i protocolli, poi vanno valutati day by day, giorno per giorno. Professore, prima di salutarla, vi ricordo che siamo con Raffaele Canonico, il responsabile dello staff sanitario del Napoli. I Covid positivi, 1 Lozano in Messico, 4 sono a Napoli, Meret, Mario Rui, Malqui e si è aggiunto Zilinski. Partiamo da Lozano, abbiamo notizie di Lozano? Lozano ha effettuato un tampone di controllo ieri, quindi considerando il fuso orario e i tempi che purtroppo non possiamo gestire di refestazione, perché purtroppo è Messico, quindi contiamo in attesa di avere delle notizie positive, nel senso che sia negativo. Certo. Prof, invece per i 4 che sono a Napoli abbiamo novità? Novità, allora guarda Walter, in questi casi è inutile andare a fare tamponi tutti i giorni, nel senso noi ci avviciniamo a quelli che sono i tempi di isolamento e quindi loro, i ragazzi, stanno tutti bene. Allora tenete presente che noi abbiamo un gruppo in cui anche le dosi booster sono state completate, siccome ho sentito tutto il contrario di tutto in questi giorni, che qualcuno dei nostri si è infettato perché non aveva la dose. Quindi non è vero? Adesso da domenica abbiamo tutti con dose booster. Quindi tutti i calciatori del Napoli hanno fatto la terza dose? Certo, quelli che potevano farla, quelli che sono guariti da poco, ci sono dei tempi che non possono permettere. Non c'è dubbio. Professore, io le voglio fare una domanda, perché insomma, io conosco molto bene l'attenzione che avete al Calcio Napoli sulla vicenda Covid, sulle regole, insomma, a cominciare dal presidente De Laurentiis, siete molto rigidi. E vedendo i 4 che sono positivi più Lozano, poi c'erano stati Insigne e Fabian, e poi Elmas in Macedonia, poi Osimhen, poi lo stesso Spalletti, mi risulta un altro componente lo staff, vuol dire che questa variante veramente corre molto veloce? Quanto è difficile la gestione? Perché professore, io so benissimo quanto siate, io addirittura dico, maniacali al Calcio Napoli nel rispettare non le regole ma di più. Corre troppo veloce? È difficile essere il medico di una squadra di calcio in questo momento, prof? Ma io penso sia più difficile fare il medico in generale, in terapia intensiva, nei reparti, insomma. Avendo diciamo il mio parco pazienti
è costituito in generale da giovani sani e super controllati. Certo. È ovvio che è indubbio, come d'altronde si vede anche al di fuori del mondo dello sport, che chi è vaccinato sia con doppia dose ma anche con dose booster, per diciamo la stragrande maggioranza dei casi va incontro a un'infezione o di tipo asintomatico o comunque veramente pauci sintomatica, nel senso che può avere un giorno di mal di testa, al massimo un giorno di febbricola, quindi addirittura con dei sintomi che possono sembrare anche meno importanti di una classica influenza. È ovvio che però purtroppo poi il virus circola, questa è una variante che comunque anche in chi ha il vaccino, ovviamente il vaccino ci tutela dagli effetti gravi della malattia, però si è visto che nel contagio comunque c'è una percentuale di casi che viene interessata da questa variante. È ovvio che poi c'è il discorso che comunque il virus circola, vuoi perché è una variante come tutti i virus che ovviamente cambia le sue caratteristiche e quindi si adatta a quello che è l'ambiente, e vuoi perché purtroppo ancora non essendoci una barriera totale di soggetti vaccinati che comunque il virus continua a circolare, ma non c'è dubbio, permettono la circolazione. Ovviamente i dati che arrivano su, io parlo da medico dello sport ma che vive la quotidianità, non sono un infettivologo, certo. I dati sono che ovviamente apparentemente le sintomatologie che presentano i soggetti infettati da Omicron, soprattutto se vaccinati con doppio o addirittura con dose booster, diciamo hanno, però sicuramente se andiamo a vedere i numeri in Italia ci troviamo comunque con molte regioni che stanno passando in zona gialla, perché ovviamente si vanno a riempire quelle la degenza che le terapie intensive, e comunque varie unità di crisi so che anche in Campania sono state chiamate, perché ovviamente stanno andando a riorganizzare tutte le attività delle strutture ospedaliere per far fronte a un'eventuale richiesta di un maggior numero di posti di terapia intensiva. Quindi l'attenzione deve essere sempre alta. E continuare a vaccinarsi e continuare a sensibilizzare anche nelle fasce di età più giovanili, perché l'età media del contagiato si è abbassata tantissimo rispetto a quelle che erano la prima, la seconda e la terza ondata. Quindi sensibilizzare alla fine è è un regalo che si fa a noi stessi, ma soprattutto agli altri, alla comunità, insomma, per cercare di mantenere quanto più possibile restare nella normalità. Condivido in pieno le parole del professor Raffaele Canonico, che voglio ringraziare per aver aperto la puntata di oggi insieme a noi. E buon lavoro e ancora buon anno, professore Canonico. Poi ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti.